Dopo i controlli eseguiti dai carabinieri del NAS di Salerno e il personale dell'ASL di Avellino, il sindaco di Altavilla Erpina, Mario Vanni, ha sospeso l'attività della mensa nella scuola dell'infanzia in attesa dell'esito delle indagini. Dai controlli eseguiti nella giornata di ieri nei confronti del gestore sono state riscontrate delle carenze nell'organizzazione del servizio sotto la lente di ingrandimento del nucleo antisofisticazione e sanità dell'arma, il rispetto delle regole in ordine alla sicurezza alimentare e le modalità di somministrazione dei pasti. Benvengano i controlli da parte dei NAS di Caravanni, la priorità è la tutela degli alunni. Vogliamo adesso fare dovuti adempimenti, vogliamo chiedere che si facciano le dovute verifiche, si accertino eventuali responsabilità e si tutelino soprattutto gli interessi dei bambini che devono avere un servizio adeguato e migliorativo, così come era nelle intenzioni iniziali, cioè quando l'amministrazione ha espletato una gara di evidenza pubblica per individuare un gestore che sia in grado di offrire il miglior servizio, lo ha fatto cercando di verificare tutti i requisiti. È chiaro che queste attività possono essere controllate e verificate solo da personale qualificato come gli operatori dell'ASL e i carabinieri del nucleo speciale, e quindi ringrazio per questa verifica. E a questo punto però noi ci dobbiamo fermare un attimo e cercare di garantire comunque un servizio che sia all'altezza delle aspettative. Il servizio mensa, aggiunge il sindaco, riprenderà presto, ma non con l'attuale gestore, visto che è venuto a mancare il rapporto di fiducia. Certamente tornerà, però diciamo che vogliamo fare in modo che ci sia una tranquillità, che non ci siano dubbi, perché se il problema è appunto quello riscontrato, cioè di una carenza organizzativa, di una mancata gestione dell'ordinaria manutenzione, vuol dire che effettivamente noi dobbiamo riflettere e cercare di trovare la soluzione più adeguata. Intanto voglio rassicurare che non ci sono problemi di nessun genere. È chiaro che i controlli ci sono sempre stati, anche in passato, nel 2021 lo stesso gestore, era allora che gestiva la mensa, ha avuto anche nel 2021 dei controlli, ci sono stati dei rilievi, però insomma non c'è stata mai un'attenzione così focalizzata sulla organizzazione della cucina come c'è stata questa volta, per cui ci sembra opportuno sospendere l'attività e poi ripartire nel migliore dei modi. Eventualmente riprenderà a breve, come diceva il sindaco, la mensa per i bambini con lo stesso gestore? Io penso proprio di no. Se posso fare un esempio, è come quando vai al ristorante e non ti trovi bene, non ci ritorni, quindi un po' la fiducia è venuta meno, però vediamo quali sono gli scenari possibili, anche diciamo nel rispetto ovviamente della norma e soprattutto della garanzia del servizio per i ragazzi della nostra scuola dell'infanzia.